Prima bisognerebbe addormentarlo con l'ombrello sulla testa. Ma se poi sale in cielo, io gli scarafaggi li mando in cielo con l'ombrello. Grossi così! Signor Limone, lei credeva che la casa fosse vuota e ha detto: ecco una bella tomba vuota che fa per me, ma questa è occupata. Io mi chiamo Elisabetta e la casa si chiama proprietà privata. Ha visto il globo in giro? Eppure era legato anche lui. Ha la coda anellata e le orecchie a strisce, ma non l'ha visto! È meglio legarle le cose che si muovono. Il tempo, per esempio. Ma non ha zampe. Lei invece ne ha due. E il globo addirittura quattro. Così il gatto torna sempre graffiato. E il tempo! Il tempo torna sempre più vecchio. Signor Limone, le piacciono le stelle? Quando non c'è la luna, sembra qualcosa. Io non le so dire. Le piante, la gente, le cose non sono niente. Mi prende una cosa, io. Sono contenta, senza ridere. Il buio nero e qualche puntino di luce. Ma tanti, eh? E sempre uguali. Lei non vuol credere, è vero? Però io guardando le stelle che non stanno nel mondo, io capisco il mondo. Io capisco me stessa. È per questo che non voglio guardarle troppo a lungo, altrimenti capisco troppo. Il buffo è che io le guardo e non penso a niente. Qualcuno dice che fanno male. Beh, si sbaglia. Non è una questione di parole. Vedrà. Vedrà una notte quando non c'è la luna. Si riposi. Si riposi, si riposi. Si riposi.